Per anni avevano eluso il fisco dichiarando il falso ed emettendo fatture inesistenti. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato due distinti sequestri di beni, dal valore di 3 milioni di euro. L'intervento ha interessato una società attiva nella commercializzazione di gas ad uso civile ed industriale ed una operante nel settore del commercio all'ingrosso di gomma grigia e plastiche, entrambe con sede a Napoli. Sequestrata, tra l'altro, un'imbarcazione da diporto della stazza di 29 tonnellate e 17 metri di lunghezza, dal valore commerciale di 650.000 euro, nascosta in un cantiere navale di Olbia.